Salve a tutti i miei legionari preparazione iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato su Imperator Rome con Roma. Prima di iniziare vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di scaricare i due racconti che ho pubblicato, li trovate gratis, è il link qua sotto in descrizione e vi invito naturalmente anche oltre che a scaricarli a leggerli e recensirli positivamente nel caso in cui vi dovrebbero piacere. Ora bando alle ciance e partiamo. Dobbiamo assolutamente finire questa guerra nel nord, anche perché vorrei volgere il mio sguardo verso sud. Mi serve la Magna Grecia come rampa di lancio verso la Sicilia e naturalmente verso Cartagine. Il mio obiettivo principale era già in realtà la Magna Grecia, ma come avete visto volevo sfruttare le missioni e non c'era purtroppo nessuna missione che mi permetteva di avere vantaggio nell'occupare la Magna Grecia. Tra l'altro, mi serve una flottina qua. Ah, è anche vero però che non ho il mantenimento delle navi, mi sembra. È anche vero che potrei metterlo, però ne vale la pena di spendere 5,90 per tutto sto tempo? Sì, potrebbe valerne la pena e ci hanno attaccato. Non stavo mandando il supporto, ma glieli mando subito. Ragazzi, un po' di lena. Si vede che sono loro in difensiva. Ok. Le cose si sono svoltate a nostro favore. È una brutta vittoria di Pirro, però. Devo dire che non mi piace per niente. Ah, tra l'altro me ne stavo quasi dimenticando, ma c'è una famiglia, penso i Claudi, che sono scornad, e avevo già guardato che potevamo mettere un ricercatore, Claudio. Io non riesco a raccapezzarmi con queste dannatissime icone. Eccolo qua. Tra l'altro ho anche notato che dal punto di vista dei poteri, delle varie fazioni, gli Optimates sono risaliti in testa, probabilmente perché abbiamo dato a un po' di Optimates ruoli di spicco, soprattutto tra gli uffici e anche come comandi delle legioni. Oddio, in realtà no. Vedo che gli eserciti sono praticamente tutti in mano ai Populares, allora non saprei da cosa è dovuto, sinceramente. Vediamo se ci viene specificato qualcosa qua. Populares. Allora, molto viene da un tribuno della plebe. Ah sì, dalle fazioni che hanno, cioè scusate, dagli uffici che hanno. Strano, anche perché i Populares ne hanno anche loro tre, quindi I barbari hanno saccheggiato Genova, maledetti, e tra l'altro ci stanno riattaccando e le possibilità non sono necessariamente a nostro favore. Vabbè, speriamo per il meglio. Strano sinceramente che fossero così in bilico, anche perché a quanto pare li stiamo massacrando. Forse dipende dalle tattiche che stiamo utilizzando contro di loro. Perfetto, l'assedio di Mutina è andato e dovrei riorganizzare un po' le nostre truppe. Riesco ad arrivare qui? Sì, ok, allora ragazzi fatemi questo giro, così teniamo tutti gli eserciti vicini. Ah, tra l'altro c'è anche l'orda barbarica qua sopra, e meglio tenere le nostre truppe vicine se decidono di fare la follia. Io spererei sinceramente che decidano di tornarsene a nord. E non è così, naturalmente. Naturalmente non è così, va bene. Bloccatevi il movimento e vedo di far arrivare dei rinforzi. Vediamo un po' se ce la facciamo. A parte il fatto che sembra che sia a nostro favore la battaglia. Oddio, che bug! Ma cos'è stato? Non è stata mica una battaglia questa? Bah, assurdo. Ancora, provano a tornare, vediamo cosa succede. Ah, tra l'altro questi qua avevano per qualche strana ragione la shock action come tecnica di battaglia. Ma avete visto? Sono riscomparsi i barbari. Davvero è assurdo quello che sta succedendo. Tra l'altro potevano arrivare qua ma non possono tornare per via del forte. Strano. Ragazzi, ho fatto una cazzata, ho spostato un esercito ed era quello sbagliato. Io ho spostato quello che stava assediando qua, sprecando un sacco di tempo. Deve ricominciare. Strano però che, cioè, voglio dire, l'assedio era arrivato al 12% di possibilità di caduta. Se lo mollo per un attimo non è che può tornare al 35%, cioè, si sono rimessi in sesto subito, mi sembra un po' assurdo. Però è una cosa comune a tutti i Paradox. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa cosa, se secondo voi ha senso o meno. Non ha senso, o perlomeno è molto brutto il fatto che qua si stanno riprendendo una città e se la sono presa. Muy male, muy male. Ok, ho riunito 4 legioni e ne attacchiamo 10.000 e se tutto va bene dovremmo riuscire a massacrarli, se li prendiamo. Però c'è da stare attenti perché ce ne sono altri 15.000 in giro.
Vediamo come va. Speravo meglio. Però comunque riusciamo a vincere bene. Quindi va bene comunque. Ora dobbiamo assolutamente riprenderci Aurai. E dovremmo andare a prendere anche Altinion. Però non me la sento di tenere gli esercizi troppo lontani. Quindi magari l'altro lo mandiamo a Verona. Wow. Dannazione. Un esercito in rotta è fuggito proprio a Verona. Anzi, due in realtà. Ed è stato completamente disintegrato. Miseria. Ok, tra l'altro abbiamo preso Portus Veneris. Ottimo. Ora voi mi prendete questa. E poi direi che potremo mandare questo esercito a prendere magari Altinion. Tra l'altro non mi ricordo se la Raezia sta combattendo contro di noi o meno. Sì, anche loro. Va bene, ne approfitteremo e prenderemo anche loro. Anche se mi sembra che anche questi stiano combattendo contro di noi, gli Insubri. Sì, infatti. Io direi che dobbiamo prendere tutto quello che si può prendere. Questa guerra deve valere la candela, diciamo. Ah, tra l'altro c'è una rivolta tra i Cennomani. Infatti siamo in guerra anche con la rivolta. Ok. Mamma mia, ragazzi, stiamo facendo stragi dei loro eserciti, ma davvero con una cattiveria inaudita. Che carini, quelli della rivolta ci chiedono la pace bianca. Certo. Tra l'altro penso sia rilevante dirvelo, ovvero gli Optimates riavranno un console, mentre il vice console, quindi il console minore, chiamiamolo, sarà un Populares. Allora, quello che attualmente dovrebbe diventare console è un tribuno della plebe ed è un Fabius. L'altro è un Verginius, mentre al momento abbiamo due Verginius. Ok, i Verginius perderanno un po' di potere in questa transizione di potere, per l'appunto. Il saccheggio di Verona, abbiamo bisogno di soldi. Abbiamo sempre bisogno di soldi, quindi assolutamente. E tra l'altro sono un pollo e mi piace bruciare i soldi, a quanto pare. Non avevo tolto il mantenimento della flotta. Flotta che molto gentilmente se ne può tornare a Ostia, naturalmente. Poi questi qua direi che li mandiamo giù a sfanculare quell'esercito lì. Ma cosa è successo qua? Di grazia. Ha interrotto per qualche motivo l'assedio? Scusa, ma l'assedio è stato... Ah no, Verona l'ho appena presa. È strana la mappa, è davvero strana. Vabbè, muoviamoci verso qua come avevo detto. Per un momento, ragazzi, ho creduto che questo territorio fosse nostro, perché effettivamente il colore è quello, però è della Cenomagna, scusate, e non è segnato però come occupazione nonostante io l'abbia appena presa. Davvero stranissimo. Ok, ecco il nuovo console. Abbiamo qualcuno scorned, fatemi vedere un po'. Famiglia lo è, i Fabi. Al momento quella più potente è quella dei Vergini. Vediamo che ruoli abbiamo liberi. Tribuno della plebe. Fabi direi che non fa per voi. Potremmo metterci un Claudius magari come tribuno della plebe. E mettiamo anche un Bono. Ok, mi piace come cosa. Perfetto, e abbiamo un ottimo Fabio che può diventare Tribunus Militum, che è quello che influenza la disciplina. Perfetto, abbiamo massacrato il loro esercito qua sotto e il nostro esercito sta andando a prendere Altinon. Poi, dopo Altinon, potremmo andare a prendere nuovamente questa città con l'esercito che si trova qua a sud, magari non con la flotta, con la legge prima e seconda italica, e poi lo mandiamo a prendere Placentia, Lambrum e Ticinum. E questi qua, io non capisco sinceramente cosa stanno facendo. Più che altro perché non... C'è scritto occupato da Roma, però la mappa sembra buggata. Ancora. Mi chiedo se sia un bug questo, se l'IA che è programmata per ritirarsi tipo alle città, perché è la terza volta che un esercito si va a far disintegrare perché corre verso una città che sto assediando con un esercito pieno. Vabbè, meglio per noi. Perfetto, abbiamo vinto anche l'assedio qua sopra e direi che è giunto il momento di andare a prendere la capitale anche di questi ragazzi qua. Che tra l'altro stavo guardando, questi territori non fanno parte della Gallia, cioè scusate, della Gallia Cisalpina, quindi potrei vassallizzarmeli. Il problema è che i tipi di vassalli disponibili poi non sono integrabili, quindi non lo so, è una cosa che devo vedere, perché potrei conquistarli comunque, è buona. Allora, gli Optimates forzano la loro agenda
e vogliono far diventare Octavius Gellius governatore della Gallia Cisalpina. Allora, non ha una buona finesse, quindi potrei ostacolarlo, ma perderei 50 di approval dagli optimates, quindi gli dico fate un po' come vi pare. Anche perché in realtà una cosa buona c'è, avendo il tratto giusto aumenta la civilizzazione dei territori, il che non è male considerando che vorremmo civilizzare qua sopra, quindi why not? Tra l'altro al momento mi sto occupando di inseguire, oltre che fare dei grossi assedi qua sopra e qua, di inseguire i vari eserciti sparsi in modo da liberarmi di tutti i nemici rimasti prima che si muovano un po' troppo in giro e occupino territori a caso, diciamo. Anche perché in realtà è buono farlo, perché catturo anche dei pop come schiavi, quindi perché no? Ok, qua abbiamo finito un altro assedio, è il momento di prendere la capitale anche di questi ragazzi qui. Un altro sito sacro a Tebe è stato distrutto, ricorderemo questo crimine, e tra l'altro riesco a beccare questi qua separati e a infliggergli, penso, una sconfitta. Esatto, anche perché adesso mi attaccano e io sono in difesa. Tra l'altro posso chiamare un Omen e decisamente continuo ad avere bisogno di soldi come se non ci fosse un domani. Queste guerre prosciugano davvero i bilanci in un modo spaventoso. Grazie, Vey, grazie. C'è Vey che prospera. I nostri consiglieri scherzosamente suggeriscono che sia stata benedetta da Mercurio stesso, il dio del commercio. 238 aurei più 20% di local tax, oppure spendiamo per ottenere un National Tax Modifier per 120 mesi. Non è per niente male. Problema, finirei in negativo. Caspita, è un vero peccato perché sarebbe davvero ottimo. Oddio, in realtà ho fatto i conti neanche così tanto. Un 5% in più sarebbe mezzo aureo al mese. Che vuol dire che in 120 mesi sono 60. Quindi, no, prendiamoci i soldi. Perfetto, abbiamo vinto l'assedio qua sopra. Manca da conquistare ancora giusto qualche città. Allora, cominciamo ad avere un malus di War Exhaustion per il fatto che questa guerra dura da davvero tantissimo tempo. L'abbiamo dichiarata nel 477. Cioè, oddio, tantissimo tempo, da 5 anni, mamma mia. Ragazzi, datevi una calmata. Allora, vediamo se riuscirei a prendere tutto. No, mi mancano questi territori. Dai, finiamo anche questi assedi. Tanto, bene o male, ci siamo. Perfetto, e anche l'ultimo assedio è andato. Quindi, in teoria, adesso dovrei poter chiedere tutto nella pace. Potrei lasciare le Alpes Carnie. In questo modo avrei solamente 49. Ah, tra l'altro, ha un valore di più di 100, quindi non posso prendere tutto. Ah, Alpes Raetie. Così siamo a 97. Va bene, allora semplicemente non prendo questi territori qua sopra. Diventerei una major power, certamente. E sbammete. Ok, adesso dobbiamo vedere un attimo che popolazione abbiamo preso. Elite. Wow. 5 tipi di elite. Allora, quella boica. Fatemi vedere un po' in che percentuale sono questi ragazzi. Allora, boi, boi, boi. Ah no, scusate, si chiamano Leopontic. Sono quasi il 20%, lo facciamo che li bandiamo e basta. Quelli insubri invece sono. Di che cultura sono? Io devo guardare qua. Anche loro fanno parte della Leopontic, va bene. Questi qua fanno parte della Leopontic. Questi qua fanno parte della Venetic. Quella Venetic è il 10%. Sì, facciamo che li bandiamo tutti e buona. Allora, cosa possiamo fare come Major Power? Tra l'altro, possiamo minacciare guerre, supportare ribelli, avere più alleanze. Ok, abbiamo i seguenti effetti: più rotte nella capitale, più felicità nelle culture integrate, più relazioni diplomatiche, più influenza politica, meno War Score Cost che ci permette di prendere più roba. È più facile che inizi una guerra civile, minore lealtà da generali, ammiragli e governatori. Ok, un sacco di robe essenzialmente. Va bene, è il momento di riorganizzarci. Poi vedrò di cambiare qua tutte le policy dei governatori a seconda della singola regione, ma è una cosa che faccio off screen perché non ha senso farvi vedere mentre lo faccio una per una. Vi farò vedere poi i risultati, diciamo. Poi possiamo prenderci una tradizione militare e allora potremmo prendere Triple Axis. Che cos'è? Ah, sì, è.
l'esercito composto dai principes triari e astati. Gli astati sono i più giovani, poi ci sono i principes e i triari che sono i veterani, con il supporto dei velites che sono i giavellottisti. È una formazione altamente flessibile che la cui forza giace sull'assoluta disciplina di ogni soldato che sta al suo posto nel caos della battaglia. In circostanze estreme si dice che questa triple assi possono raggiungere la lunghezza di oltre un miglio. Assolutamente. Assolutamente. Vediamo un po'. Che figo. Che figo. E tra l'altro avrebbero un bonus ancora migliore. Anzi, in realtà non è che ci sia un grande bonus, è meglio la bottleneck. Cioè, dipende da chi stiamo affrontando. Ottima se si affrontano le falangi o gente che sta facendo skirmishing. Beh, in realtà penso che i nostri nemici facciano per lo più shock action o magari... Non lo so, dovrei studiarmeli un po', poi vi aggiornerò, perché devo capire che formazione mi serve a seconda di che nemico. Comunque, abbiamo completato le missioni qua, quindi controlla Olana, abbiamo come bonus Stilia, guadagna statua del conquistatore, schiave necessarie per un surplus locale, più migrazione, più assimilazione, e appaiono due freemen. Va bene. Facendo gain, 15 pop sono assimilati, nella Gaia Cisalpina bonus alle tasse, ok. Poi cosa abbiamo qua sotto? Allora, acquisisci l'Emilia, influenza politica, conquista la Dodeca Polis, fatto. L'Insubria è posseduta da Roma o da uno dei suoi vassalli. L'ho fatto. Dai, davvero? Perché mi mancano due territori, dannazione? Rifornisci l'Emilia. Importa due delle seguenti risorse in Emilia, mi aumenta la capacità della popolazione perché mi dà l'infrastruttura statale, va bene, una cosa fattibile. E queste non le posso fare perché dovrei annettere l'Insubria. E dovrei anche sviluppare l'Emilia. Va bene. Tra l'altro facile dire importi in Emilia. Non posso importare mica niente. Roba da matti. Ok ragazzi, alla fine ho optato per una cosa semplice, ovvero tutti i territori ho messo assimilazione culturale. Perché al momento i romani sono il 26%, 20, quasi 27% della nostra popolazione, e onde evitare movimenti separatisti penso che sia importante far questo. Poi potrei anche scegliere di mettere per esempio l'autonomia locale nel caso in cui continuino a esserci malus e la lealtà della provincia o della regione raggiunga livelli troppo drastici, mettiamola così. Allora, la prima e la seconda italica la sto muovendo a sud, perché poi la utilizzeremo nella campagna contro la Puglia e il Samnium, a quanto pare. Mentre la terza e la quarta italica e la quinta e la sesta cisalpina le muovo verso Aquileia, perché c'è un'orda di barbari. Tra l'altro ho fatto anche una cosa, ovvero ho distrutto un po' di forti, anche se come potete ben vedere ne ho lasciati tanti. Probabilmente è una cosa che dovrò riguardare, perché vedo che hanno un costo di mantenimento non da poco ed è opportuno avere solo quelli che ci servono. Ah, parentesi, la prima e la seconda italiche le sto mandando a Nola, che non avevo visto che c'era proprio la provincia di Nola, che è dove è morto Augusto. Quindi sono estasiato, davvero estasiato. Ok, tra l'altro, se io guardo le missioni, tipo Gallia Cisalpina, non mi fa vedere naturalmente nessun altro tipo di missioni. Ok, allora poi sarà opportuno attaccare questi ragazzi qua per riunire effettivamente tutta la Gallia Cisalpina. Anche se non so se ho le claim. Sì, beh, su questo territorio sì. Dato che ci sono solo loro, che alleati hanno? Ok, questi due. Sapete cosa? Facciamo che questi ragazzi non vanno a sud. Ci sarà un'ultima grande guerra nel nord prima di volgere il nostro sguardo a sud. Sguardo che tra l'altro è diventato molto famelico. Se andiamo a guardare per... no, scusate, questo è il manpower. Per popolazione siamo la quinta nazione, abbiamo appena superato Cartagine. Quindi non male, anche se non vuol dire tutto, anzi, cioè, non vuol dire quasi niente, anche perché Cartagine, se andiamo a vedere, ha tipo 80 miliardi di feudatari che la aiutano nelle sue guerre con truppe e quant'altro. Quindi, yeah,
Abbiamo anche bisogno di alleati, ma lo faremo nel prossimo video. In realtà la Macedonia accetta. Ti voglio davvero però come alleato, che poi mi chiami tutte le tue guerricciole in Grecia? Per il momento no. Ok, io spero come al solito che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace. E commentate se avete consigli o suggerimenti. Io ragazzi adesso vi saluto e ci vediamo tutti nel prossimo episodio. A presto!